impressionato, ma ormai sono i suoi standard. Intanto nel primo tempo tanto richiesto dal pubblico di Piacenza mercoledì sera. Simon al servizio, una lunghezza da recuperare per Piacenza. Ci arriva in allungo Catania, Porro per Kasinski. Simon, il bagger non efficace. Kasinski che non chiude. Allora Porro sceglie la centro per Loser. L'abbiamo ripetuto più volte. Pallone. Sembra quantomeno un match diverso, quantomeno per quello che si vede in campo. Intanto Porro per Mergareco, anche lui doti atletiche. Pallone che esce, anche gli errori. È un ace. È più uno per Piacenza, 21-20. La piazza tiene Kasinski, Porro per Mergareco. Anche lui prende l'ascensore e sale al piano superiore. Mergareco carica il pallone. Nastro a smorzare, deve ricevere il suo connazionale Simon, che poi mette il punto esclamativo. Lo ricordiamo, Kasinski, classe 84. Porro picchia molto forte e fa male. Corre per servire Derlich, che si autocopre. Allora ancora per Loser, che stavolta non passa, stavolta è lui. Lucarelli. Attenzione, c'era quasi la ricezione, o meglio la difesa di Loser. Ancora si gioca per Mergareco, che subisce un muro incredibile al termine di un'azione infinita. Vabbè, Loser rimane fuori dal campo perché non riesce a riconquistare il centro del campo, per cui Porro va a giocare al centro con questa pipe. La legge benissimo Simon, mette lì, ferma il suo manone. Connazionale quasi da camaleonte. Intanto che ace di Kasinski per il 18-16. Nessun ace in Coppa Italia, ma tanti servizi efficaci. Questo tenuto da Recine, poi Kasinski mette giù il meno uno per Piacenza. Ancora Mergareco al servizio, più 4 per Milano. Tiene scanferla Brizard, sceglie Roma, no, la parata di Mergareco, zonta per Reggers, ma va giù. Turno in battuta, picchia forte, deve correre zonta, staccato Kasinski e poi Brizard si mette in proprio, butta giù il pallone. Gli alti bassi anche dovuti da un'estate incredibile. Brizard per un colpo vincente da riscaldamento con Simon. Loser, corre Brizard per Recine, fermato da Derlich, quasi dentro. Però siamo dietro. L'effetto ottico. Intanto picchia forte Vitelli, stavolta tiene la ricezione di Piacenza e poi Lucarelli con la parallela. Cambia la mattonella, ci arriva a scanferla Brizard per Lucarelli, fermato il pallone, no, è vivo. Grande difesa di scanferla Porro. Allora ci pensa KK Kasinski per il più 5. Difficilmente, no, pronosticare una situazione che si può ribaltare con questo Milano in questo momento. Brizard per Recine, fermato ancora da Derlich, ma stavolta le panchine. Più 6 per Milano al servizio con Mergareco, che trova quasi un mezzo ace, e poi la magata di Lucarelli che non si conclude. KK Kasinski che non chiude. Brizard per Gironi, che ottiene un grande cambio palla. Arrabbiatissimo Loser in panchina, si è preso il cartellino giallo. Piacenza più 2, vediamo se ne approfitta il servizio. Porro, poi Derlich per provare a sistemare, non chiude. Brizard per Simone, poi la smanacciata di Mergareco, ancora la free ball. Porro per Mergareco che spinge, la copertura di Piacenza. Lucarelli per Recine, la carambolata incredibile. Brizard che non chiude. Il bagger di Catania, Mergareco si autocopre, il palleggio di Derlich, ancora Mergareco e c'è il muro di Simon. Pazzesco, difesa incredibile da tutte e due le parti, si attacca senza paura, il muro è presente, si rigioca, poi però arriva le manone di Simon, qui che può disporre di tanta scelta. Pallone chiuso, eccolo qua,
sicuramente meno precise. Intanto Brizard tiene Catania, Porro per Derlich, poi il pallone che rimane un po' lì, non si capisce bene, ma ci pensa il muro di Piacenza a risolvere tutto, a togliere. Abituato, decisamente no. Brizard ancora al servizio, picchia forte, tiene bene Catania, Porro per Derlich, va sopra il muro di Piacenza per il 18° punto di Milan. Classe 2000 al servizio, ricezione di Lucarelli, hanno una mano, Brizard, e poi risolve tutto, pulisce tutto, Recine, e manda le due squadre al tie break, 25-19. Pronto sul punto di battuta, finisce, anzi no, ci arriva Porro, poi Mergareco, c'è un grande muro di Piacenza che ferma il cubano di Milano per il 4-2. Formazione, squadra davvero indomabile. Ancora bene Scanferle, poi ecco qua la giocata che questo si vogliamo, tutta Simone. Piacenza. Recine carica il pallone, pallone corto, ci arriva ancora Catania che sta prendendo tutto, Kasinski, e poi si salva, e è ancora buona Brizard per Lucarelli che va giù per il meno uno di Piacenza. Giocatore comunque con delle grandi qualità. Intanto Vitelli carica il pallone, ci arriva Recine, Brizard per Lucarelli. Oh, mamma mia, Lucarelli mamma contro mia. Tutti. Zona 5. Carica il pallone, tiene stavolta bene Kasinski, Zonta per Loser. Palleggio di Simon, Lucarelli, la copertura di Kasinski. Allora Zonta va a chiamare ancora Kasinski. Recine ci arriva, free ball per Lucarelli, la grande difesa di Ishikawa, Zonta ci riprova ancora per Kasinski. Oh! Mamma mia! Mamma che punto! Mia! Che punto Kasinski, che giocatore! Lucarelli, 14-12 nel tie break. Picchia forte, tiene Mergareco, Porro per Mergareco, mette giù il pallone del meno uno. Milano davvero non muore mai. Si sono fatti sentire sia i tifosi di Piacenza ma anche quelli di Milano che ora provano a spingere il servizio del loro centrale. Poi Simon chiude, è lui l'uomo deputato per chiudere il tie break, 15-13, una sofferenza infinita da una parte e dall'altra.